dopo. Perché oggi, vedi, oggi uno... Allora, perché oggi una cliente dillo. Mi ha pervaso con lo Spirito Santo. Questo è perché l'ha invocato. Ci risiamo con Super Mario, un livello a puntata, ricordiamolo. Peggio, peggio. Una selezione a un livello a puntata. Questo perché tocca io a lui? No, non tocca. Ora siamo partiti dal giallo, siamo partiti. Abbiamo fatto un livello e mezzo. Un livello a puntata. No, abbiamo fatto due dei livelli. Abbiamo deliberato due volte, eh. Quindi due puntate, che cazzo vuoi? E okay, in tre puntate facciamo i special. Quanto abbiamo di vite? 42. Eravamo 70. Ne avevamo 99. Però vabbè. Sì, all'inizio. All'inizio. Tre puntate fa, tipo. Stavamo parlando della scorsa puntata, per chi ha seguito, così anche una continuità di discorso. Sai cosa ti dice? Aspetta, ti dico io. Di differenze linguistiche. Differenze linguistiche tra le varie regioni, ma non è quello in realtà. Era la differenza dialettale, perché ero andato in Sri Lanka e avevo conosciuto due fiorentini. Cioè, adesso non dire ogni video. Che prima dicevi ogni video che ti sposta. No, vabbè. Ogni video dice no, che. No, basta, no. Coppia fiorentina. No, che... ma qua proprio chi non l'ha visto il finale dell'altro video. No, poi non capisce un cazzo. Male, se va a vedere questo video. Se va a vedere, tra l'altro. E comunque c'era un'altra terminologia, quella mi ha fatto ridere. Perché io, cioè, mi ha fatto ridere, nel senso, è particolare, però si usa, adesso la useremo anche noi. Ah sì? Sì, sì. Ha deciso lui. No, ma no. Parlavamo e dicevo. Ma perché ti metti in difficoltà? Finisci la fretta le frasi. Tu devi le raccontare in maniera veloce. Ma perché sennò poi ti fotti con l'italiano. Lo so, ma quello è normale, cioè. È bello. Ma no, quello che stavi dicendo, che alla fine... Ma non ce l'hai. Come no. È come tu, inizi sempre con no, no, è la stessa cosa. Vedi, noi siamo piemontesi, usiamo tanto questo. Il no, il ne, il... Nani. E beh, comunque è diventato cazzata. Eh no, comunque, alla fine è sta cazzata. Io dicevo, venerdì in genere sono abituato a uscire con i miei amici, siamo quasi tutti maschi. Ah, quindi hai fatto una bella pisellata. Vabbè, quello ci sta, dai. Ma è bellissimo! Ma io ho detto, minchia, sì, bello, però in effetti ti dà proprio l'idea. La pisellata, loro dicono, quando esci tra maschi, andiamo a farci una pisellata. Sembra qualcosa di un po' vero, io ti immagino po' la scena, te. Sì, insieme a giocare con pisellate. Un duello di piselli. Quindi, che loro ci si butterebbe a capofitto. Sì, infatti, quindi a sabato sera adesso noi andiamo a fare una pisellata, ricordate? Ci piselliamo di brutto. Mi ha fatto l'idea perché mi aspettavo. Bravo. Perché me l'ha detto serio, una bella pisellata. Ho detto, scusami. E gli piace anche loro fare pisellate. Ha detto, scusami, non so cosa fate voi normalmente a Firenze tra maschi, però è una pisellata. Firenze è città d'arte, porco. No, veramente, ragazzi, ce la concedevamo. Io sono sudato comunque. Anch'io, io sto soffrendo. Ma perché la porta è chiusa? Cioè, no, ma vorrei solo dicere. Aria, sì, è abbastanza fresco. Non fa ancora caldo. Almeno sì, però qui qua dentro, Piemonte. Qua dentro fa caldo. Ma senti, è un periodo di merda. Io voglio che ci sia il sole e non c'è il sole. Tu è che ci sia il sole, amante dell'oscurità e della pioggia. Quello che dice che vieni quella merda di controllo. Quello che dice. Vieni quella merda di controllo. Quello che dice che farebbe sei mesi in Polo Nord, solo per vedere sei mesi di notte. Tipo. Ma lì è non ci sono sei mesi, vuoi starci una settimana per vedere com'è. Ma cosa vuol dire? Anch'io allora. Ma da cosa fa? È in vacanza, dicevamo. Cioè, per vedere com'è. Anch'io andrei in Sri Lanka. Scherzo, basta. Meno male in Sri Lanka. Io vado no. Tu hai scelto il posto peggiore. Cioè gli elefanti. Tu si è preso una malattia. Una malattia degli elefanti. Il posto peggiore ho scelto, tra l'altro. Proprio il posto peggiore al mondo. Ho detto, ma è il posto. Scusa, agenzia viaggi, qual è il posto peggiore al mondo dove andare? Ma non ci bilanca. Non ci bilanca, non soddisfatto. Non sbaglio, è più di merda di elefante e malattie, tipo. Sai cosa, non ti ha appunto qualche insetto? Guarda che è la prima volta in vacanza che cago bene e non ho avuto nessun malessere. Ma la merda. Cago bene, bene vuol dire regolare. Cazzo, sono andato a Londra con loro una settimana. Non ho cagato una settimana. Che cagava tipo 5 volte al giorno, due minuti. Tipo. Ma no, ma cagavo sano. Perché alla fine mangi riso, mangi roba comunque sa, un po' piccantina. Ma boh. Piccantella. Sì, no, infatti. Speziata. Un po' speziatina, sì. Quelle speziate. Anche noi, vedi, anche lì tra regione a regione. Noi piemontesi non siamo tanto abituati al piccume, diciamolo. Sì, siamo una delle poche regioni italiane che non ha cibi piccanti. Adesso ti risponderà un calabrese. A tutti i calabresi in ascolto, rispondete. A voi piace il peperoncino calabresi? Minchia, vabbè, è brutto, forza. Si spaccano di brutto, vi fanno i salamini piccanti, le puttane così. Beh, salamino piccante è un prodotto italiano che trovi dappertutto. Sì, però arriva da Calabria, sì. No, non è un livello del gioco. Ma sono un coglione, lui è uno stronzo. È uno stronzo. Uno stronzo. Diciamo la sua puntata è uno stronzo. Comunque, se sentite il BDP, non è. Sono il mio cellulare. Ma non abbiamo preso una vita. Non è preso una vita, è quello. Belli. Ah, c'ho un cambio. No, mi è arrivato un cambio. Giusto, bravo. Oggi c'è, vedi. Ti vuoi spogliare in diretta? Posso spogliarmi in diretta. No, c'ho un pantaloncino corto perché sto usando veramente come. Non hai il tuo pantalone bucato.
Eh no, ma è uguale. Il pantalone bucato è una tuta, è una tuta. Sono in mutande, lo so che le donne in ascolto stanno impazzendo. Tanto non si vede. Lo vedo io. Ma porca di quella! Me l'ha distratto, vorrei. Dai, fammi fare uno. Ma senti, non ho voglia. Cioè, Madonna. Vi prego! Oh, sì. È ovvio sto ultimo mondo, eh. Non è ultimo mondo, ultimi tre livelli. Sì, beh, è dell'ultimo. Vabbè, non è ovvio, siamo sempre. Ma non è, bisogna solo aver pazienza e giocare bene. Bisogna aver pazienza e giocare bene. Oh, andiamo a potenziarci in mezzo una volta, magari. Io sai cosa, mi tolgo anche le scarpe. Oh no. Eh no, allora basta. Beh, ma ho fatto la doccia. Mi sono tolto i pantaloni, tu hai tolto le scarpe e inizia una pisellata qua, eh. Io mi tolgo. Occhio, che da niente, Io proprio. Mi tolgo le mutandine. No, Locke, che stai male, poi. Sto male. Ci mi tolgo pure che tengono caldo. È caldo perché poi sei dal culo sale tutto su. Sì, no? Sì, così. Il calore va verso l'alto, va verso i denti. Che cazzo c'è? Che cazzo dici? È la logica sua della, del star bene con i pantaloni. Sono diverso. E sono diversi. Poi volete che vi racconti una nuova fantasia erotica? No. Ma perché? Allora, tu, guarda, sta male, ma piuttosto. Lui che cosa che racconterebbe una roba erotica? Sì, lui, quando non, allora, lui quando non ha un aneddoto della sua vita, che è tipo. Ma no, ne ho un paio. O una sofferenza, o tipo. Momenti tristi della sua vita. Non è che... O quei momenti in cui vorrei essere felice. E infatti, che è la stessa cosa, tipo. Che sono fantasie erotiche. Esatto. È vero, i momenti della sua felicità. Allora, dovete sapere, Locke non sta bene con niente se non ha una qualcosa di erotico o pornografico. Fai dei problemi. Hai dei problemi sessuali, dovresti andare alla clinica del sesso. Ma a parte i problemi neurologici. Neurologici. Proprio neurologici del cranio, proprio. proprio della materia grigia. E invece no. E invece no. Cosa? Invece cosa vuol dire? Invece no, e basta. Dire niente. Non vuol dire niente. Oh, ma mi mettete di venirmi davanti. Vedi tu, anche, vedi, guarda, anche i vocaboli sostantivi che usi. Ma che cazzo. Ma quando uno è bravo a Super Mario, è bravo a Super Mario. Ma perché che cazzo di punta situazione? Fuoco, brutto coglione. Ma adesso deliver, guarda come deliver. Certo che deliver, è mai finito. Che cazzo ne sa? Occhio che per l'abilità c'è un naso di maiale, ecco che ci sono. Eh no, di nuovo, porco. Qualcuno ha richiesto un mixaggio di naso di maiale, eh? Io lo farei. Mixaggio, io non faccio un cazzo. Allora, Locke, devi fare ancora il meglio di Dark Souls 1. Oh, i momenti migliori che vi facciamo, ma il meglio di Dark Souls 1. Volevo farlo in sta pausa, ma ho avuto più da fare del solito con problemi vari. Più da fare del solito. Perché c'è, bello più del solito. Ma stai facendo dei numbers che non hai idea. No, no. Vabbè. Vai, 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 supera, supera. Delivera, delivera. Tanto c'è ancora il boss, eh. Madonna, quanto cazzo è lungo. È vero, c'è il boss qua. Ma non abbiamo preso tipo il... Non abbiamo preso un fungo ancora. Non c'è il checkpoint. Non è, non c'è il checkpoint in questo livello. No. Non c'è. Morto subito so. Madonna, più. Non c'è il checkpoint, sì, bravo. E c'è anche un boss. Allora vediamo il boss, Piano, E questo è il cazzo. Allora, no, non fare il coglione. È il primo. Stai fermo adesso, non picchiamo, Sì, lo so. No, non sei un cazzo. No, devi andare solo da una parte. Ah, ma non fai te. Nel primo facile. Vabbè, easy. Boh, easy, basta. Fermo. Vaffanculo, porco! Ma dillo. No, non lo dico perché non c'ho più voglia di bestemmiare. Bestemmia troppo. Perché oggi, vedi, oggi uno... Perché oggi una cliente mi ha pervaso con lo Spirito Santo. Questo è perché l'ha invocato. No, niente, io sapete che avevo un call center, no? E cosa è successo? Perché lo conosco un po' tutti adesso. Cosa è successo? È successo che mi chiama un cliente prima e fa... E a un certo punto che gli dicevo, guardi, no, deve fare così. E lui, no. E mi fa, le passo mia moglie. Ecco. Mi passa sua moglie. Mi passa la moglie che esordisce con io evoco lo Spirito Santo. Non può essere così. Te lo giuro. Te lo giuro. E lo faccio scendere su di me per darmi la calma. Aspetta, fare pausa. Continua in sei. Io le faccio, signora, guardi, io sono ateo, non può farlo scendere lo Spirito Santo. E lo faccio scendere anche su di lei. Vedi, adesso signora, oggi è invaso dallo Spirito Santo. Non funziona lo Spirito Santo. Allora mi ha tipo detto: ma no, così mi ha detto: sei una merda o sei uno stronzo? Non mi ricordo. Sei più. Una merda, mi scrivo. Sei una sei un coglione. Sei un coglione, sarebbe. Sei un pezzo di conosce, probabilmente. No, sei una merda. Mi ha tipo scritto e mi ha buttato giù. Vabbè, io non ne ho pervaso dallo Spirito Santo. Però adesso sei pervaso dallo Spirito Santo. Hai fatto. No, il palloncino. Hai fatto dire a tutti in chiesa: ascoltaci, signore. Locke ha comandato l'ascoltaci, signore. Non so se avete idea di quanto potere aveva
ecclesiastico in quel momento. Sì, beh, praticamente papa subito. No, lui diceva preghiamo e tutti ascolta, c'è signore, vuol potere. Sì, sì, è come stare a teatro. Come stare a teatro? Ascolta, c'è la Gigi. Madonna di Dio, beh, ma qua, anche. Allora, diciamo, siamo arrivati a, al boss finale. Finale, ma non lo facciamo. Ma non lo facciamo subito perché abbiamo questi specials. Vogliamo mica perderci gli specials e morire ancora un miliardo di volte. Boss finale non è difficilissimo. Noi potremmo fare gli special finché non finiamo le vite e poi andiamo al boss finale con una vita. Così ci arriviamo in fretta al boss finale. Allora, vabbè, poi posso fare una volta. Per curiosità, fai fare. Ma che era la tua casa? Hai fatto 8-3 prima di fare un castello. Io 8-3. Io sai che, io sapete quanto avrò giocato in queste tre puntate? Ma meno male, è bene per 30 tutti. Secondi. Ma voi non è che ho giocato tanto meglio, tanto forse l'ho ogni tanto. L'ho ogni tanto. Tu sei che fai il figo di delivery, un cazzo. Oh. Io non so come si usa, Mi è dato a prenderlo. Nel dubbio non lo prendo. È un inizio. Mi è venuta la paura e troppo. Un biscotto, va, Dalbis. Dalbis barra coinquilina barra moglie. No, piglia uno. Ma sono tipo. Sono i. Aspetta, che faccio. Ma la devi. Meno male. Ting. L'ho spessito prima di questa puntata. Mi sapevo che non funzionava. Sono pieni. Questi qua sono i Grisby. Grisby, avete sentito? Ma perché così tanti, tra l'altro? Ma porco di quel... Costano ste cose, io non lo so. Oh, è due mesi che non fai la spesa. E quindi, due mesi che faccio la spesa. Ho speso abbastanza di là. Come è stato tornare alla vita normale? Sei divertito? Minchia, tornare al lavoro di brutto. Il giorno dopo ero già a lavoro, a mettere a sistemare i casini. Però è bello anche, non, sempre in vacanza non ci starei. Dai. Cioè non apprezzo come Locke. È vero, come Locke che è sempre in vacanza. Non sempre ci in viaggio sono. Sempre io in viaggio, ma non in viaggio, dico anche in generale. E godi sono ti godi la vacanza quando non sei in vacanza. Quando non sei quando non sei in vacanza, ti godi la vacanza. Ti godi l'idea di andare in vacanza, scusami. Meglio così. Sì, prima era sbagliato. Ma sì, avete capito. Ma solo io ste cazzo di puntate. Perché poi uno gioca, l'altro mangia e l'altro sta male. Ciao, grazie. Siamo in quattro. C'è uno che mangia. C'è uno dietro che mangia solo. Di continuo. Sarebbe bello prendere uno di quelli tipo, sai, tipo fa il Mingo, quello uno dietro che fa niente, che ci guarda solo. Un Gabibbo. No, sì, tipo no, Fabio Mingo, sai che c'è quello muto dietro che si vede sempre. Però paga i soldi. Che lo pagano, quello è bello. Lo pagano per stare zitto e guardare l'altro lavorare. Beh, lavorare che poi voglio dire. Vabbè, però almeno vanno a fare qualche caso in giro. I casi. Sì, sai. Sarà tipo 6 anni che non vedo la notizia, anche perché non ho. Chi è che guarda ancora Striscia la Notizia? Beh, chi è che guarda ancora la TV? No, la TV c'è. TV sì, se non la guardi te non dico che non guarda nessuno, eh. Poi c'è la notizia, mi sembra assurdo. Locke non la guarda. Io non ce l'ho neanche in camera. Io non ho visto neanche una partita dei mondiali. Perché hai altri 8000 schermi? Ma sì, perché tu non capisci un cazzo. Vabbè, vogliamo parlare dei mondiali questi 2 minuti e 40 per il poco che parliamo noi di calcio. Ma dai, Locke, su, per favore. Ma sì, sono finiti, chi ha vinto? Ma tu no, lascia perdere. Lascia perdere. Oh, tieni! L'unica cosa che interessava nella vita del calcio è un cazzo di mondiale che gioca l'Italia una volta, un minimo di orgoglio nazionale. Sì, ma che orgoglio. Allora era bello quando io ero all'estero. È vergognoso avere l'orgoglio nazionale per la partita di calcio. Con tutto il nostro paese, cioè. Ma no, mi sale il sangue al cervello. Ma tu sei la gente che non caga il calcio. Ah, però la nazionale. Allora, ma no, io c'entra? Aspetta, è un parlare? Momento in cui uno dice qualcosa che può andare fiero dell'Italia per ma per favore, che fai? Ma infatti non posso andare fiero niente. Però ti sto dicendo, a me dà fastidio che la gente guarda la partita, cioè le donne guardano le partite che non capiscono un cazzo di calcio, oppure quelli che non hanno mai visto una partita e tifano. A me, cosa che tifano, mi vado fuori. Perché non capisci un cazzo, non sai neanche da dove vengo, non sai il passato, non sai la storia. Ah, vabbè, come vabbè, vai a capire. Solo ma quello parli dell'80% della gente, allora, penso. È ovvio. Ma sì, perché tu adesso sei anche fissato che uno deve sapere tutto per poter commentare. Non deve sapere tutto, però proprio il tenerci alla cosa. Non vabbè, tenerci senso. Quelli che vanno fuori proprio. Cioè, beh, per quanto mi piace vedere la predetta, se la posso vedere. Ma hanno perso, pazienza. E appunto, non devi strapparti i capelli. No, vedete che ma neanche io che gioca calcio tutti i giorni. Sta male tipo il giorno dopo. Che sta male il giorno dopo. Non mi strappo. Però era bello, tipo, essere all'estero, magari vicino all'Italia c'è il gruppetto di italiani che si prendeva bene all'estero, perché comunque era quasi una sfida verso gli altri. Verso il resto del mondo. Sì, mica tutte le sfide verso il mondo che perdiamo noi. Infatti, almeno una per persona che è questa. Quindi, sei fotte.
Tipo la sfida di Super Mario. Quindi commentare i mondiali l'avete visti? Vi interessa qualcosa? Ma fa morire quelli la gente che guarda. Intervistano. Cosa vuol dire quelli che intervistano? No, quelli che sai casi che intervistano. Ah, tipo il telegiornale. Il telegiornale che vado fuori io quando fa quello. Perché fanno comunque le false della gente che non capisce un cazzo di niente. Neanche gli dice quelli sotto. Lì comunque devi prenderlo comunque di tanto. No, ma cosa cazzo è? Era il primo che è saltato, l'ho visto prima. Era il primo. Dai, madonna. Andiamo a fare il boss finale. No. Ma si mette in 32 secondi. Secondi. Ci fai in 30 secondi. Comunque, per chi non lo sapesse, l'Italia ha perso. Non so se lo sapete, tipo, mai ma magari nessuno lo guarda. Loco, sai che quante partite ci sono. No, io pensavo gente... che ho visto uno su Facebook. Normalmente che ha messo la bandiera del Brasile. Pensavo avesse vinto la partita del Brasile. Ma vincerà il Brasile di sicuro, perché siamo in Brasile. Quindi... Ah, beh, allora. Vabbè, fa. Alla fine di brutto che fa. Anche fa lì. La squadra di casa fa. Fa di brutto. Già il Brasile è forte di suo, basta. Figurati. Basta! Basta, chiudiamo qui. Commentate. E anche questa parentesi sportiva che è una parentesi sportiva che è strana per noi, però ci saranno sicuramente tanti fan. In Italia c'è tanta gente in Italia c'è tanta gente che segue il calcio. Beh, purtroppo anche tra non quelli è purtroppo anche su quelli su YouTube è per dire che o lo caghi o non lo caghi, non che lo caghi quando ti fa quando va di moda e tutti quando lo va di moda che la partita lo devi per forza guardare la partita. No, cazzo, per forza vedere, ad esempio io non, invece io non ho potuto vedere un cazzo, quindi ma non hai potuto vederla, ma non te ne dovrebbe neanche fottere. Vabbè, no, se gioca l'Italia, gioca il Milan all'Inter, mi hai fatto un cazzo, perché stai parlando di squadre già all'interno dell'Italia. Perché te ne fotte d'Italia, non perché è bello vedere tutta la gente che può essere per una volta è tutta dalla stessa parte. In questo mondo in cui ognuno pensa ai cazzi sì, propri. Sì, ma quello va bene. Posso riuscire per una cosa utile, che per sti cazzo di mondiali. Ma sì, niente è utile allora. Pensi a buttare tanto, ognuno pensa. Quella sarà un talk. Vabbè, next. Facciamo un talk alla prossima puntata. O commentate quello che stiamo dicendo. E se la sua fatti in posizione ad Albi. Sorei. Io sono. Non vi preoccupate. Torniamo fra un secondo. Fra un secondo.